e ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatta a Roma il 16 ottobre 2007. E ricordo che nella seduta di mercoledì 9 settembre si è conclusa la discussione generale. Le commissioni. Possiamo abbassare leggermente il tono della voce, se non disturbo? Ricordo che nella seduta di mercoledì 9 settembre si è conclusa la discussione generale. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Avverto che al fine di correggere un mero errore materiale, l'emendamento 3.25 a pagina 9 è rinumerato come emendamento 3.50. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principio riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppo Lega Nord Autonomie è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Baruffi. Alberti. Sciullian. Colleghi, vi pregherei di accelerare, onorevole Pellegrino. Gregori. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 435, votanti 415, astenuti 20, maggioranza 208, favorevoli 415, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il Vicepresidente Manciulli e poi il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Il parere è per tutti, invito a ritiro, parere contrario. Grazie al Governo.